a tutte. Questa mattina è venuta una cliente in farmacia chiedendomi qualche informazione in più sull'acido ialuronico, per cui ho pensato di dover condividere con voi qualche informazione su questo prodotto. Allora, innanzitutto bisogna dire che la signora mi chiedeva: è vero che l'acido ialuronico è un prodotto fotosensibile? Assolutamente no. Sappiate infatti che l'acido ialuronico viene prodotto normalmente dalla nostra pelle fino più o meno ai 30-35 anni, dopodiché la nostra pelle ne produce un quantitativo sempre inferiore. Questo che cosa fa? Fa sì che la nostra pelle inizi a segnarsi, quindi iniziano a comparire le cosiddette rughe di espressione. Quindi l'acido ialuronico è fondamentale per mantenere l'idratazione della nostra pelle. Andiamo un po' più sullo specifico, nel senso, esistono due tipi di acido ialuronico, c'è l'acido ialuronico a basso peso molecolare, è quello che riesce a penetrare più in profondità, per cui penetrando più in profondità ha un effetto filler, cioè va a riempire le rughe che ci sono sotto la nostra pelle. Poi invece l'acido ialuronico ad alto peso molecolare è quello in cui le particelle sono molto più grandi, per cui non riesce a penetrare e resta in superficie. Restando in superficie, quali benefici abbiamo? Abbiamo il beneficio di avere la pelle sempre idratata e quindi riusciamo a mantenere anche il tono della pelle e anche ad avere una pelle molto molto più luminosa. Bisogna però ricordare che l'acido ialuronico non è un prodotto che va utilizzato da solo, va sempre inserito e quindi va abbinato alla crema che si utilizza normalmente. Quindi noi che cosa faremo? Mattina e sera, dopo aver lavato il viso, andremo a utilizzare un prodotto, quindi un siero, perché riesce a penetrare meglio all'acido ialuronico, dopodiché utilizzeremo la nostra crema abituale. Ricordatevi sempre che l'acido ialuronico non è un prodotto che viene utilizzato soltanto dalle donne, anzi, proprio perché ha una texture e una morbidezza e una freschezza fondamentale, ideale, viene utilizzata anche spesso anche dagli uomini, come anche dopo aver fatto la barba. Poi, cos'altro vi posso dire? Che l'acido ialuronico, lo troviamo in tantissimi prodotti, quindi lo troviamo sia nei sieri, lo troviamo nelle creme e ultimamente ci sono anche dei fondotinta che contengono l'acido ialuronico. Se avete qualche informazione o più, qualche dubbio, vi posso aiutare su questo prodotto o su qualsiasi altra cosa, potete contattarmi. Grazie a voi!